purtroppo c'è stato un imprevisto che ha un po' evitato che si concludesse una bellissima giornata, perché il pubblico lametino era accolto alla grande, era un pubblico da categoria superiore, un pubblico che sin dall'inizio ha mostrato una grandissima civiltà e un grande sostegno nei confronti della sua squadra. C'erano tutti i presupposti per una grande vittoria, perché i primi 23 minuti hanno dimostrato che c'era una sola squadra in campo che ha sfiorato più volte il gol. Era una bellissima giornata di sport e questo lo devo dire, merito di un grande pubblico, espressione di una grande città che sicuramente non meritava quelle invettive dell'allenatore Cozza, che ha rilasciato il giorno prima in maniera spregiativa nei confronti di una squadra, di un pubblico, di una tifoseria e di una città. Bisogna stare attenti nel calcio, perché oggi solo la grande civiltà del pubblico di Lamezia ha impedito che quelle provocazioni potessero dar luogo a conseguenze ben più gravi. Quindi invito tutti i tesserati, gli operatori, a cercare di stare attenti nel rilasciare dichiarazioni inopportune che vanno contro la logica, contro il buon senso e contro i numeri. Se sa quando si può recuperare? No, questo non ho idea. Presidente, cioè adesso diciamo ci potrebbe essere un danno per gli spettatori, visto che se verrà recuperato un giorno infrasettimanale qualcuno potrà essere impedito, a meno che non si giochi di sera. Allora, noi ci auguriamo che se si dovesse giocare di mercoledì sia consentito a questa società, a questa squadra, a questa città di giocare in notturna. Ripeto che il pubblico di Lamezia è un pubblico che dà lezioni di civiltà da sempre ed è un pubblico che non può temere una notturna, né nessuno può avere timore di una partita in notturna giocata alla Lamezia. Tra l'altro rilevo che da Catanzaro erano venute pochissime persone, quindi questi grandi timori di ordine pubblico non credo che ci potessero essere. Allora mi auguro che se recupero dovesse essere di mercoledì ci sia consentito di giocare di sera, perché ripeto, senza atteggiamenti provocatori da parte di alcuni personaggi sicuramente non ci saranno problemi per l'ordine pubblico. Il presidente del Catanzaro, sono disponibile anche a giocare di sera? Non ne dubito, il presidente del Catanzaro è un signore, io ho avuto modo in 6 mesi di conoscere Cosentino e su di lui posso spendere solo parole eccellenti, perché è secondo me un grandissimo uomo e un grandissimo presidente che sta dimostrando di saper fare tutto e sta dimostrando come bisogna comportarsi nel calcio. Io sono convinto che Cosentino sarà il primo questa sera a rimproverare il suo allenatore. Soddisfatto della risposta del pubblico di Lamezia? Ma soddisfatto, certo. Ripeto, è stata una risposta di entusiasmo, di civiltà, di grande partecipazione. C'era un amore che proprio si leggeva, la dimostrazione di una città che non deve essere mai trattata come se fosse un paesino. Lamezia Terme ha una sua grande dignità. Lamezia Terme in questi ultimi anni, anche a livello calcistico, sta dimostrando che è finita l'epoca del vassallaggio e quindi Lamezia sa ragionare in proprio, Lamezia sa lottare in proprio, Lamezia non dipende più da nessuno. Questo che lo capiscano tutti. Presidente, le sue emozioni nel minuto di raccoglimento? Ma le mie emozioni sono le emozioni di chi conosceva un grande uomo e un grande tifoso. Io dico sempre, in tante occasioni in cui mi si parla di Vigor Lamezia, di fusione e di altro, dico anche Saverio Giuliano, al quale oggi avremmo dedicato questa sicura, inevitabile, grande vittoria, è uno dei tifosi che ci lascia ed è uno dei tifosi che sul suo cuore, che non batte più, sta portando e porterà per sempre una sciarpa bianco-verde. Fino a quando ci sarà questa società, fino a quando ci sarà una Lamezia che sa amare la lametinità, questi colori bianco-verdi non si dimenticheranno mai e io prometto, per quelle che sono le mie possibilità, al carissimo amico, perché era un tifoso che era presente ogni giorno al Dippolito, noi lo porteremo sempre nel cuore come tanti altri vigorini e continueremo sempre a lottare per portare il più in alto possibile questi colori, perché lo meritano loro che ci hanno lasciato, lo merita questa città e lo ha dimostrato ancora oggi.